Ciao ragazzi, bentornati in live, vedo già 250 persone connesse, abbiamo aperto questo minuto, grandi. Vediamo la chat. Buonasera Fabione, ciao ragazzi. Allora, eh, come sempre aspetto qualche minuto prima di partire, vi ringrazio tantissimo per i feedback che ho ricevuto riguardanti l'ultima live. L'ultima live sul Commitment of Traders Report è andata benissimo, vi è piaciuta tantissimo e penso che possa cambiare la view a tutti quei trader che lavorano positioning, no? Stasera vi farò vedere qualcosa di incredibile e eh, come è sbagliato proprio considerare il COT un qualcosa di inutile solamente perché arriva con una settimana di ritardo, cioè alla fine è come dire se ho un'informazione sull'M15 a chiusura candela, non mi interessa perché io, magari, trado M5 quindi devo aspettare tre candele M5, ma è comunque un'informazione importantissima. Verranno, verranno, caricate, verranno caricate le live precedenti, quindi non, non vi preoccupate. Aspetto un attimo che si connettano tutte le persone. Oggi, grandi risultati, grandi. Sono felice, ragazzi, sono felice. Aspetto un attimo. E poi partiamo direttamente alle 21 e 10, direi, direi direttamente alle 21 e 10. Allora, vediamo un attimo, nel frattempo leggo le domande: Pladina di video disponibili, <ride> Pladina di video disponibile è molto una nomenclatura da PlayStation Gamer. Ho capito che alcuni li riediterai: Assolutamente sì, vengono messi in bundle, ragazzi. Ad esempio, alla fine di questo video, vi vado a caricare. Eh? Il, um, il bundle con il video precedente che spiega da zero il COT. Poi c'è questo qua che vi spiega i tassi di interesse, il COT avanzato e l'integrazione con TradingView. In modo tale che vi trovate su YouTube gratuito uh, questo, questo programma. No? Non trovo il video sulla mappa della volatilità, è stato fatto diverso tempo fa, ragazzi. È stato fatto diverso tempo fa. Non, uh, non so se è stato registrato, vi dico, vi dico la verità. Vediamo un attimo, aspettate un attimo che stanno arrivando 200 domande. Come sempre domande posso vedere solamente io e il team. Uh, ora vi faccio vedere. Uh, perché è privato, perché è privato il gruppo, ragazzi. È privato il gruppo. Uh, sì, allora mentre aspettiamo vedo un attimo se mi fa mandare il link direttamente qua. Mentre aspettiamo le persone. Può mettere il link dove si le registrazioni. Sì, 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 sì. Sì, sì, a parte che, ragazzi, appena sarà finita la live viene caricata direttamente quindi non vi preoccupate, da un secondo che sto cercando direttamente il link, così ve lo mando qua dentro mentre aspettiamo, tanto alle 21.10 vorrei partire, si stanno continuando a connettere le persone, e poi vorrei chiedervi di, eh, mentre aspettiamo, di rendere interattiva la decisione della prossima live. Quindi scegliere l'argomento, scegliere l'argomento ragazzi della prossima live. Allora, impostazioni canale link, eccolo qua. Questo è il link, ve lo mando a tutti, tale che chi vuole entrare dentro il canale se lo trova in chat. Datemi un attimo un check ragazzi se lo vedete. Dovrebbe essere arrivato il link. Ottimo, ottimo, ottimo ragazzi, ok, vabbè vedo che qua ragazzi tanto continua a connettersi a manetta persone, abbiamo anche ampliato il limite delle persone connesse tramite, tramite zoom, chiarimento della liquidità, ok, ok, ottimo, ottimo. No, non lo utilizzo Bloomberg. L'ho visto qualcosa in passato con le integrazioni, soprattutto è fatto veramente da Dio come terminale. Viene usato molto in ambito istituzionale, però non la reputo una qualcosa che sia necessario, che okay? è strettamente necessario. Allora, io andrei nel vivo dell'azione, e... vi direi intanto che questa live è tutta dedicata a coloro che fanno position trading e eh, fanno swing trading e vogliono comunque tenere aperte le loro operazioni per un diverso periodo di tempo, ok? Ora ehm, partiamo la live con una dimostrazione, no? Voglio farvi una dimostrazione con uno strumento oggettivo, ok? Un strumento completamente oggettivo che tra l'altro potete prendere gratuitamente da TradingView, vi mando il link direttamente o dentro il gruppo Telegram o insomma potete copiare il nome appena la apro e eh, va a darci appunto il posizionamento fra non commercial e commercial trader. Ora, se non avete visto la prima live di riferimento è abbastanza difficile capire cosa intendo con questa cosa. Se avete visto la prima live di riferimento sapete benissimo cosa intendo. Ok, allora, eh, intanto vi chiedo una cosa: qual è la direzionalità che un trader, comunque trend following, un trader che lavora a struttura dovrebbe seguire? Quella dei commercial o quella dei non commercial? Questa è la prima domanda che bisogna farci, cioè aver chiara l'idea della, della direzionalità. Esatto, esatto, esatto ragazzi. Allora, andiamo un attimo nel vivo dell'azione e vi faccio vedere una cosa. Questo qua sono le net position del COT, quindi del COT, direttamente su piattaforma TradingView. Ora TradingView... Io ci sto lavorando tanto ultimamente, ho fatto anche dei porting direttamente da NinjaTrader e ho sviluppato dei software veramente potenti. Il problema grande di TradingView è l'integrazione con l'analisi volumetrica. Perché? Essendo una piattaforma web-based, quindi non avendo una piattaforma che può essere scaricabile, non salvano gran parte dei dati. Quindi per tutti coloro che vorrebbero lavorare su futures con la volumetrica, ok, ma la volumetrica vera, non basata su tick volume, ancora non è arrivata su TradingView. Ok, quindi questa cosa da delle limitazioni. Ora, per coloro che sono rimasti in dubbio, no? perché vi ho detto in live corretto, non corretto e tutto quanto, vi faccio ragionare a voi. Cioè, vi faccio direttamente ragionare a voi in modo tale che vi rendete chiaramente conto. Allora, osservate l'asset Euro USD, ricordatevi che è uno strumento di lungo termine. E ditemi, secondo voi, faccio vedere intanto quali sono in un commercial, togliendo appena carica vi fa vedere quali toglie, in un commercial sono quelli verdi, ok? I commercial sono quelli blu. In un reportable, ve li tolgo perché non servono, sarebbero praticamente, come vi ho già detto, i retail. Questo software include anche il calcolo delle opzioni all'interno, quindi è abbastanza valido, ok? E ehm, la prima domanda che vi faccio è, chi vi sembra che segua l'asset di riferimento? In un commercial o i commercial? In un commercial sono quelli verdi, ragazzi. Ok? È situazione. Di nuovo. Okay. Abbiamo capito bene che il mercato viene fatto dai non commercial, ok? La pressione volumetrica, la pressione di contratti viene data chiaramente da in un commercial che sono quelli verdi ok la pressione che andiamo a vedere che può essere usata in swing trading direzionale ci viene fornita da questi operatori a grafico ok altra cosa importante che voglio dirvi ci sono diversi modi per utilizzarlo il primo modo per utilizzarlo che è il più classico che viene spiegato anche da Larry Williams è l'eccesso del prezzo rispetto ai volumi dei non commercial, che cosa vuol dire l'eccesso? Vi ricordate il concetto che è stato? Ovviamente posso dirlo, è stato banalizzato, diciamo così, da parte dei retail. Il concetto di divergenza, no? Il concetto di divergenza vuol dire un disaccordo fra prezzo e volumi. È nato così, è nato sull'analisi volumetrica. Poi si è cominciato ad applicare la divergenza su qualsiasi cosa. Ok, in realtà la divergenza. Può essere tradotta principalmente con un disaccordo, ok? Dai un attimo che vedo Ferdinando che dice Fabio: Non vedo nulla. Sento ma il video del tuo schermo nata. Ragazzi, riuscite a vedere? Ve lo rendo più grande perché penso sia un problema solamente del ragazzo, ma si dovrebbe vedere qua dentro: DCTCOTNet Position si vede. Ok? Vabbè, ah, possiamo ampliare, ragazzi. è Uguale, adesso vi stavo spiegando. Come vi dicevo, un disaccordo fra volume e prezzo è quello che viene definito chiaramente come divergenza, ok? In questo caso, quello che noi andiamo a vedere è un primo picco che viene effettuato dal prezzo in eccesso. E infatti questo picco in eccesso andrà a settare il massimo assoluto di mercato. E ora ma magari qualcuno di voi inizia a dire eh, "Ma può essere un caso, come sempre?". Il punto è che una divergenza volumetrica di questo tipo Viene più rispettata, viene molto più rispettata rispetto magari a una demand classica. E la stessa cosa la possiamo vedere qua dentro. Ok, guardate questa cosa. Noi abbiamo un picco di questo tipo. Vi vado a togliere... I commercials, perché vi danno un'informazione alla fine che è speculare. E vi tengo solamente in un commercial in modo tale che capite qual è veramente un indicatore leading per l'analisi lungo termine. Chi è che sa definirmi l'analisi leading? La differenza fra leading e lagging indicators, che poi chiamare il COT indicatore è anche un'offesa per lo strumento. Sì, adesso vediamo anche quello. Esatto, esatto. Leading arriva in anticipo, ok? Leading è un'informazione che voi prendete in aggiunta rispetto al prezzo. Lagging vuol dire che è un'informazione derivata dal prezzo, quindi, bene o male, ve ne fate ben poco. Vi metto anche il full screen, come dice il ragazzo, bel consiglio in tale che riusciamo a vedere anche meglio. Ora, in questo caso, cosa vediamo noi? Un picco superiore dell'indicatore volumetrico del, del non commercial e un picco comunque del prezzo che è al di sopra, quindi sta rispettando la price action. Quando è che noi vediamo un'effettiva um, un discrepanza fra prezzo e volumi? La vediamo in questo punto. E effettivamente questo punto sarà poi l'origine dello swing up. Quindi qua dentro ci sono due tipologie di operatori perché in un commercial si dividono in due, gli asset manager e i leverage money. Ora, è un caso che con queste due considerazioni abbiamo preso il massimo e il minimo di mercato? No. E lo vediamo anche quanti volumi si posizionano su questi livelli traslando in avanti queste zone di prezzo. Ok. Ora, non voglio dirvi che è uno strumento infallibile perché non lo è, come nessuno strumento all'interno del trading. Ma è un'informazione importantissima per l'analisi di lungo termine. Questa è la prima informazione che noi possiamo andare a vedere all'interno del prezzo. Ok. Una seconda informazione che è validissima da vedere all'interno del prezzo è la rottura strutturale okay, all'interno del COT. Quindi, come si, si sviluppa una struttura di prezzo? IRAI, ve lo faccio bianco in modo tale che potete capire, questa è la zona di origine. Dal momento in cui questa zona viene rotta, il nostro order flow istituzionale. Quindi la direzionalità degli smart money è short. Che cosa vuol dire? Che se avete un minimo di praticità con Sam Sayden, questa supply è molto probabile che al pullback vada short. Idem avviene qua dentro. Dopo la rottura strutturale, okay, o un liquidity grab, oppure un ritorno su un'eventuale domanda di prezzo, fornisce un order flow. Da questo momento qua esatto, noi siamo in order flow long per l'asset. Ok? Cosa interessante ancora di più che può essere fatta è la sovrapposizione. Dalla sovrapposizione, non so se vi sto dando già troppa salsa, voi vi rendete già conto quando c'è una discrepanza fra prezzo e volumi. Ok, Vedete come questo massimo è stato molto genuino, ha rispettato alla perfezione la price action. Ok, E guardate anche il fake out di prezzo, qua fa una rottura a struttura. Molti sarebbero potuti andare short in anticipo qua dentro. Allo stesso modo, il prezzo invece aveva già detto dall'analisi volumetrica che eravamo propensi ancora per un altro drive long. Okay? Un'altra cosa che voglio farvi vedere riguarda come questo strumento qui Può essere utilizzato anche nell'informazione di shift fra dealer e asset manager. E questo l'aveva anticipato il ragazzo. Perché con questo noi possiamo prendere le supply di inizio downtrend e le demand di inizio uptrend per il lungo termine. Ma un'informazione che ci manca, ok, è quando poter entrare in un trend prestabilito. Ora vi faccio vedere una cosa. Nel momento esatto in cui abbiamo un cross fra commercial. E non commercial diamolo preciso eccolo qua la prima candela weekly che chiude al di sopra andiamo indietro questa è la prima candela diamola precisa Aspetta un attimo chiusura weekly eccola qua che chiude al di sopra andiamo indietro questa è un'altra candela weekly che chiude al di sotto incrocio qua abbiamo vabbè, un po di cross ok qua dentro poi di nuovo possiamo vedere anche questa, altra, che chiude al di sotto, senza andare troppo indietro, ragazzi, voglio farvi vedere come il mercato reagisce a un order flow istituzionale, perché Asset Manager e Leverage Money, ragazzi, non sono trader piccolini. Ora, questa informazione, come vedete, arriva in ritardo rispetto al... COT che riguarda solamente le um, in un commercial, perché l'informazione di order flow rispetto al prezzo è molto più importante, ok? Vi dà una reazione prima, ma se noi avessimo tradato solamente con questa informazione da swing trader attualmente ci saremmo trovati con un'operazione si è fatta 1500 pips, un'altra operazione che se ne è fatta 900 su un solo asset, eh? un'altra operazione che se n'è è fatta 1300, poi dipende da dove chiudete. Questa qua che si è fatta una valanga di pips, ok? E questa qua, però, è un'operatività. Che eh, visto che ri richiede tanto tempo perché è weekly, ok, né, possiamo andare fino al 2010, è un'operatività che ci serve semplicemente per definire la nostra bias, cioè capire in quale direzionalità siamo improntati sull'asset di riferimento, ok? Stesso discorso, ve lo voglio sovrapporre sulla sterlina USD, poi vi faccio vedere anche come l'integrazione con i tassi di interesse è un qualcosa di veramente valido. Anche qua vi zoommo. E vi faccio vedere come si è comportato l'asset l'ultimo scout long, e questo è l'ultimo. La prima volta che incrocia short è questa qua. Okay? Questa qua è un'informazione che, come vedete, arriva molto in ritardo rispetto al fallimento dell'O. Come si fa a individuare i fake out o le cosiddette prese di liquidità sul weekly? Si fa in questo modo, si tolgono i commercial, si sovrappongono in un commercial e cerchiamo proprio le discrepanze di prezzo. La discrepanza di prezzo più ovvia che noi abbiamo avuto nel 2020 era questa qua, ovvero pricing al di sotto del COT, COT completamente long. Okay? Cosa vuol dire? Che questo grab è un accumulo, perché l'order flow da questo momento ci stava già indirizzando, come vi ho spiegato prima, una direzionalità long per l'asset di riferimento. Ok, ora ragazzi, mi piacerebbe eh, unire questa salsa ai tassi di interesse per farvi vedere come si vanno a spottare i trend di lungo termine settimanali, mensili, annuali sugli asset di riferimento. Riuscite a sentirmi? Mi scrivete uno in chat, ragazzi? Ottimo. È chiaro fin qua la differenza fra commercial e non commercial? L'abbiamo capito. Tutto ok, perfetto. Era un ragazzo che chiedeva se questa informazione è fruibile anche per il Nasdaq. Allora, è fruibile anche per l'indice, ma per l'indice vi consiglio di passare per bar charts. Ok, Perché vi consiglio di passare di bar, eh, per bar charts? Perché vi danno la stessa informazione, ma con indicatori preimpostati ho notato delle difficoltà per Quanto riguarda il COT, vedete che non me lo carica. Ora allora, vediamo su alcuni broker li carica, su altri broker non li carica. Questo qui, questo DCT COT Net Position, lavora di solito, vedete che non lo carica, ragazzi, lavora meglio. Proviamo un attimo con Oanda se riesce a caricarlo. No, allora vi faccio vedere un attimo invece, direttamente da qua, proprio su quello che ha richiesto il ragazzo. Andiamo a pescare l'index. Allora, intanto leggo i messaggi. Per la bias di lungo termine, ragazzi, è lo strumento migliore che potete avere per la bias di lungo termine. Allora, eccolo qua, il Nasdaq. Come sempre, una volta che settate l'asset di riferimento, bar charts, come si fa? Si sceglie il eh, contratto che ha più open interest, ok? Quindi in questo caso abbiamo un NQH 22, del 22 con 239.384 di open interest. Cliccate su questo, una volta che avete cliccato su questo, sì ragazzi, sì sì è gratuito, è gratuito ragazzi. Una volta che avete cliccato su questo, andate su Technical Charts, faccio vedere, Technical Charts, togliamo, un attimo, mettiamo il volume off, il price box lo togliamo, Possiamo mettere anche medium di scala, mettiamo il weekly contract sull'annuale e poi aggiungiamo, come sempre, abbiamo tre tipi di cot. Per il, um, il cot avanzato preferisco Tradingster, che è l'altra piattaforma che utilizzo, poi vi faccio vedere, tra l'altro tutto gratuito, eh, ragazzi non dovete pagare niente. Commitment of Traders, poi lo andiamo a, ah, eh, mi sono dimenticato di metterlo ampio. Large qui mi hanno ancora messo il volume. Gli avevo detto di toglierlo, eccolo qua. Allora in questo caso, come vedi, noi abbiamo la stessa situazione. Ok, quindi abbiamo un posizionamento di commercial e un posizionamento di non commercial. Come vedi, appena tu hai uno shift, quindi una rottura dei eh, non commercial quindi un direzionamento della, posiz della posizione short anche il prezzo anche se successivamente perché l'ha fatto l'ultima settimana spara al ribasso che cosa vuol dire questa informazione vuol dire che gli asset manager e i leverage money stanno caricando e hanno caricato posizioni short ok quindi che setup vai a cercare tu di lungo termine sull'asset vai a cercare setup assolutamente short ok ora Andiamo un attimo a vedere anche, faccio vedere Tradingster. volevo farvi vedere Tradingster, ma penso che, visto che stiamo già avanti col tempo, io vado direttamente a spiegare la bilancia. La bilancia è importantissima, ragazzi. Perché se parliamo di macroeconomia e non vogliamo addentrarci troppo dentro argomenti un po' ostici, le valute, ok? Quindi il Forex è mosso da due principali parametri. I tassi di interesse, quindi global interest rates, e il posizionamento COT. Questa è l'analisi fondamentale, basic, fra virgolette, che possiamo... <ride> ha scritto Pavel, due cose sono certe nella vita, la morte e la salsa del venerdì, grande! E, quindi il COT report e il global interest rates. Ora, perché sono così importanti i tassi di interesse? Perché sono dei driver molto accurati, long term, di analisi fondamentale. Come funzionano i tassi di interesse, ragazzi? Chissà spiegarmeli in parole povere, cioè, ok? Cioè, proprio terra a terra, come li possiamo definire i tassi di interesse? Mattia dice, il mercato del Forex avrà mai una fine? Eh, questo non lo so, Mattia. Fra 50 anni vedremo. Tante definizioni, ragazzi. I soldi che ritornano ai banchieri. Esatto, esatto. Ok, sto leggendo 200 200 risposte. Insomma, ok. Molte molto tecniche. Salsa per le istituzioni. Esatto, esatto, ragazzi. Allora. Un'informazione importante che noi abbiamo da questa piattaforma, vi faccio vedere, vi do direttamente questa definizione. Il tasso di interesse corrente è il rate con il quale la banca può prendere in, in prestito soldi dalla banca centrale. Okay? I tassi di interesse sono usati dalle banche centrali per definire la politica monetaria. Ora... In que su questo sito voi potete andare a monitorare tutti i tassi di interesse di riferimento. Esatto. Su, questi su questa piattaforma voi potete andare a vedere tutti i tassi di interesse e attenzione che questa è una dashboard, quindi potete andare a cambiare se vole li volete organizzati rispetto al più alto, al più basso. ok Una cosa molto interessante è andare a vedere... La differenza con il previous rate perché il previous rate vi va a dare proprio la variazione che c'è stata fra eh, il tasso precedente che è stato scelto, ad esempio, per il franco svizzero nel 2015 e l'ultimo tasso che è stato scelto. Come vedete è passato dallo meno zero, dal meno 0,500 al meno 0,750. Ok, in questo caso noi riusciamo a capire la variazione dei tassi di interesse e possiamo applicarla agli asset di riferimento, ok? Ricordatevi sempre che i fondi di eh, investimento di ampia portata cercano sempre il rendimento, ok? Si dice large funds six yield, ok? Cercano il rendimento sull'asset di riferimento. Quindi secondo voi, se una valuta offre un tasso di interesse del 5% e una valuta offre un tasso di interesse del 10%, quale verrà scelta? <ride> grande Clauco, grande Clauco, carry trade. Grandissimo Glauco. Ragazzi, la chat mi va un po' male. Mi va un po' male. Ecco, Giacomo Giacomo ha riassunto perfettamente tutto il concetto, no? Dove mangiano di più. Lo dico in italiano, quello ha detto giustamente dove mangiano di più, ok? Link Telegram, ragazzi, ve l'ho mandato in chat, non so perché dia scaduto. Ogni tanto va a scatti. Ma no, la connessione mi dà tutto verde, quindi penso sia un problema tuo, ragazzi, mi scrivete uno in chat. Eh sì, abbiamo raggiunto il cap. Abbiamo raggiunto un'altra volta il cap. Ottimo. Ottimo, ottimo ragazzi. Allora, senza andare a uh, complicare troppo le cose, volevo darvi come prima informazione questo sito web, ok? Quindi i tassi di interesse relativi alla valuta di riferimento. Un'altra cosa che voglio assolutamente spiegarvi è l'allineamento rispetto ai tassi di interesse per quanto riguarda gli asset manager e i leverage fund, ok? Quindi la prima cosa che noi andiamo a vedere è qualche esempio pratico. Sceglieranno sempre il rendimento più alto, ragazzi. Ok, sceglieranno sempre il rendimento più alto. Se ti faccio un esempio anche con un concetto che può essere lo staking, no? Se tu hai un rendimento per bloccare fondi in una determina, un determinato asset, no? Ok, tu sceglierai sempre l'asset che ti rende di più. Okay. ok? Fabio, cosa non cambierà secondo te nei 10 anni? E... Do dopo ne parliamo, ragazzi. Dopo facciamo un QA. Tenete un attimo questa informazione relativa ai tassi di interesse perché adesso dobbiamo andare negli esempi pratici relativi proprio alla bilancia fra COT e tassi di interesse. Ok, andiamo un attimo qua dentro. Siamo su Tradingster e il primo esempio che voglio farvi è l'allineamento in position trading quando abbiamo dei tassi di interesse favorevoli, cambiamento di tassi di interesse su una valuta di riferimento accoppiati a una valuta debole. Ok. Allora, prima cosa che noi dobbiamo andare a vedere, se vogliamo fare ad esempio, ragazzi scrivetemi un asset, scrivetemi un asset di riferimento che non sia classico, quindi pound USD, euro USD. Madonna, vi piace a tutti pound yen ragazzi, vi piace a tutti pound yen, benissimo. Allora, andiamo un attimo su sterlina yen, ok? Sterlina Yen, qualcuno di voi sa cos'è l'interest rate differential, quindi il differenziale di tassi di interesse? Che cos'è Mattia? Mattia lo sa? Che cos'è? Esatto accoppi il tasso maggiore con uno minore. E eh, è molto simile al concetto, e qui eh, parlo direttamente con Matteo, che è un ragazzo molto forte con l'analisi fondamentale, mio, mio grande amico e mio studente, e gli, gli, gli vado a fare un parallelismo con quello che è l'indice di forza relativa sull'analisi fondamentale. Se io vedo una sterlina super forte, ok, e uno yen super debole con l'indice di forza relativa, che trade vado a prediligere se il weekly mi dà questa informazione, ma anche che faccio intraday, eh? Anche che faccio intraday o faccio swing a chiusura settimanale? Esatto, vado a prediligere il long, no? Ok? Vado a prediligere un'operazione long in questo caso. GBP vada a favorire. Quindi, se noi andiamo a vedere un attimo le informazioni, sì ragazzi, GBP yen, un attimo, eh, andiamo a vedere le informazioni, no? Il tasso di interesse del JPN, Okay, in Japanese yen è meno 0,100. Ok, il tasso di interesse per quello che riguarda la sterlina è 0,250. Quale sarà la valuta che io vado ad avere esatto? Ok, esatto, vado ad avere una pressione preponderante per la sterlina. Questa informazione se voi la prendete da sola, non vi porta da nessuna parte. Perché i tassi di interesse non cambiano con frequenza, quindi non vi permettono di essere tanto attivi a livello operativo, ok? La cosa che può essere molto utile è quando io ho un cambiamento di un tasso di interesse, ok? E tra l'altro viene aumentato, guardate qua, da 0,100 a 0,250, ok? E quando è stato cambiato? A dicembre è stato cambiato, ok? Precisamente il 16, ok? Benissimo, questa informazione da sola non serve a niente. Per avere dei risultati con questa informazione io devo andare ad aggiungere tutte le cose che vi ho spiegato prima, quindi il COT. Quindi abbiamo parlato della settimana che va dal 16 fino al 21, ok? Quindi se un'informazione sul 16 io ce l'avrò sul COT del venerdì di riferimento. Che se non sbaglio dovrebbe essere il 21 di dicembre. Adesso andiamo a controllare, ok? O il 22, ora vediamo un attimo. L'informazione io la vado a utilizzare però sia sulla sterlina sia sullo yen. Ok? Vi faccio vedere. Allora, un secondo. Andiamo un attimo su Tradingster e come sempre sulla Home e ci prendiamo l'informazione relativa alla sterlina COT. Come dicevamo, dobbiamo tornare ai rilasci del 2021. Tanto secondo che qui, ragazzi, si è aperta una pagina. Ai rilasci del 2021. Vediamo, un... ecco qua, era giusto, ok? Quindi un'informazione, il cambiamento di tassi di interesse del 16, avrà il tempo di sviluppare la risposta volumetrica di order flow e noi con un leggero ritardo, quindi il 21, avremo l'informazione di riferimento. Ok? Benissimo. L'informazione di riferimento che ci viene data in questo caso, qual è dal punto di vista degli asset manager, ragazzi? Gli asset manager che sono coloro che vanno a dirigere il trend di lungo termine, quindi sono completamente in pairing rispetto all'interest rate, la cosa che vado ad avere è uno scarico di 4.547 contratti short, ok? Non vanno minimamente a prendere take profit sui long, assolutamente anzi aggiungono long position scaricano gli short che cosa vuol dire che l'accoppiata asset manager e tassi di interesse può con alta probabilità portarmi il trade a mio favore come sempre andiamo a togliere le informazioni che non ci servono quindi hotel reportable andiamo a lasciare gli asset manager che sono i più importanti e avete un accoppiata molto simile a quella che vi ho fatto vedere prima ok Ce ne andiamo al 21 dicembre, ora mi piacerebbe avere uno zoom maggiore, forse devo schiacciare questo, eccolo qua, ok? E come sempre vi porto a ragionare sulla struttura di mercato, perché può essere fatta anche dal punto di vista degli asset manager, no? Quando è che noi abbiamo uno shift, cioè da qua dentro, no? Noi abbiamo una rottura, ok, del, del livello precedente e parte il downtrend. Gli asset manager si comportano in un modo molto lineare e facile capire quello che fanno, ok? In questo caso abbiamo il 21 dicembre uno scarico enorme di volumi short, un carico sui volumi long, ok? Quindi viene aumentata l'esposizione long degli asset manager e questa informazione, io però, la devo andare ad accoppiare con gli asset manager. Di quale asset se voglio tradare pound e yen? Ragazzi, io ve l'avevo detto e questa era una lezione avanzata. Eh? Ci sono ragazzi che scrivono grazie per la salsa. E ragazzi, che dicano allo stesso tempo, Fabio sta avendo difficoltà a capire. Perché se non avete seguito la prima lezione, ragazzi, è difficile da digerire. Però, se fate analisi di lungo termine vi dà una mano enorme. Esatto. Allora, il GBP cosa ha detto? GBP pressione long. 21 dicembre, report del 21 dicembre. Benissimo, andiamo sullo yen. La salsa ha bisogno. <ride> la salsa ha bisogno di tempo per essere digerita, dice Luca. Allora. Andiamo sullo yen, sempre COT, e andiamo a vedere di nuovo il posizionamento degli asset manager, però non di adesso, ma dell'informazione che ci è stata data il 21 dicembre. Che cosa vediamo ragazzi? Vediamo gli asset manager che caricano leggermente i long e caricano sei volte tanto più o meno gli short. Che cosa vuol dire ragazzi? Che gli asset manager stanno shiftando o facendo una continuation short per quello che riguarda lo yen. Ricordatevi che parliamo del 21 di dicembre. Quindi siamo a favore dei tassi di interesse e siamo anche a favore degli asset manager. Come sempre, andiamo a mettere la situazione degli asset manager e torniamo al 21. Eccoci qua, vi zoom così potete capire meglio anche voi. 21 di dicembre. Allora, rispetto alla struttura di prezzo precedente, ok? Ci troviamo con una bias, ricordatevi il concetto di bias, short o long? Esatto. Quindi, facciamo un recap, ok? Per renderlo proprio fruibile a tutti. Asset Manager long sulla sterlina. Asset Manager short sullo yen. Benissimo. Tassi di interesse a favore della sterlina contrari allo yen, la bias che io vado ad avere per nuova, questo, questo nuovo cambiamento che c'è stato a dicembre su pound yen qual è? Long. Ok, benissimo. Andiamo a vedere che cosa ha fatto pound yen, quell'orizzonte di tempo. Andiamo qua dentro, Chiamo il grafico K4. Questo è il 21 dicembre. Che dite ragazzi? Forse il COT ce la dà un'informazione? Ce la fornisce un'informazione valida il COT ragazzi? Esatto. Ora, immaginate, immaginate ragazzi che voi siete trader, smart money o price action, ok? Questa informazione vi esce il 21, no? Il 21. Benissimo. Questo è un Wyckoff, ok? Chiaramente. Anche non riuscire ad entrare sul minimo, ma entrare il 21 sera, ok? Qua dentro. Questa, ragazzi è un bel trend, ok? Volete, facciamo un altro esempio. Volete, facciamo un altro esempio. Ora, da questa cosa, sarebbe interessante anche andare a vedere il 21. Vediamo un attimo. Qui c'è di mezzo anche... USD, ok? Cioè di mezzo USD e infatti ci va a influire sul COT net position, ok? La cosa bella sarebbe eh, prendere solamente come informazione la sterlina. Come possiamo fare, ragazzi? Proviamo con il Futures, proviamo con il Futures di riferimento se ce la calcola. No, ragazzi, purtroppo non ce la calcola. Sarebbe bello vedere direttamente dalla sterlina, ok? Quando c'è stato lo shift? Vediamo se ce lo fa BXY. Però vabbè, comunque penso di avervi trasmesso. Vediamo se questo lo carica, ragazzi. O forse ho un'idea. Sterlina, direttamente weekly. Vediamo se ce la carica così. No, purtroppo il Futures non ce lo carica, ragazzi. Siamo andati a prendere da. Una, una piattaforma differente però insomma avete visto la reazione che ha rispetto al prezzo ma aspettate qua che se quello che avete visto finora vi è piaciuto lo andremo a vedere successivamente vi permetterà di avere sempre una bias favorita di lungo termine ok andiamo su un altro asset ok ragazzi scrivetemi un altro asset euro nzd nzddddddddd ok tutti NZD ok, euro NZD va bene. Siete abbastanza su euro out, euro NZD. Volete vedere un po' l'euro benissimo. Andiamo un attimo su um, tassi di interesse. Ok, vediamo l'euro allo 0:00. L'NZD che è uno 0,750. Ok. Sappiamo già la nostra bias dal punto di vista dei tassi di interesse, ok? Questa informazione, come al solito presa da sola, non ci serve minimamente a niente. Ci fa capire assolutamente che un asset del genere avrà una bias short, ok? Da diverso tempo di questo tipo va bene. Ma ci serve l'altra parte del puzzle, ok? L'altra parte del puzzle ci può essere data da chi? Dagli asset manager e dall'analisi. Del, della price action dei due asset ok quindi partiamo un attimo andiamo un attimo qua e partiamo un attimo con l'analisi da tradingster come vi ho detto degli asset manager ok andiamo a vedere central bank vi guardo l'euro ragazzi se no non finiamo più se ci mettiamo a guardare tutto quanto perché poi vi volevo spiegare una cosa abbastanza interessante andiamo Ragazzi, non mi fa. No, aspetta, ritorno sulla pagina principale. Allora, dicevamo l'euro, no? Ok, l'euro. Tasso di interesse favorevole: favorevole da tantissimo tempo. Per quello che riguarda la NZD, se non ricordo male, era 0 a 500 prima. Ok, quindi era comunque favorevole. Quello che stiamo andando a vedere è un trend che è partito dal 2020. Ok, trend partito dal 2020 ci andiamo a vedere gli asset manager. Questa informazione ricordate che voi ce l'avete da anni. Ok, andiamo a vedere uno shift degli asset manager. Andiamo a vederla a livello storico. Togliamo come sempre tutta questa informazione e ve lo faccio fare direttamente a voi. Ok, come vedete, qua abbiamo giugno 2021. Qui cosa vediamo, ragazzi? Prendiamo il più recente, no? Lo shift più importante a livello recente. Quando è che noi abbiamo lo shift? Ce l'abbiamo il 14 settembre, ce l'abbiamo il 28 settembre o ce l'abbiamo il 12 ottobre? Non parlo di continuation, parlo proprio dello shift, quindi passiamo da order flow per asset manager da long a short. Eccolo qua ragazzi, il 28 settembre, ok? Il 28 settembre noi abbiamo dei tassi di interesse. Ok, questa è una continuation. Questo è un bello shift, continuation short. Ma non è un cambio strutturale. Questo è il primo cambio strutturale. Da struttura long passo a struttura short. Questa è una continuation trade. Ok, questa informazione che io ho qua dentro. Quindi il 28 settembre mi porta su euro NZD al 28 settembre. Ragazzi, non, non mi guarda anche gli altri asset. Se no, non finiamo più. Ora, prima di andare al 28 settembre, vi chiedo un'informazione. Ampliamo qua dentro. Se tu dovessi scegliere all'interno di questo range grafico, mi date un livello di prezzo in massa che potrebbe essere una supply zone? Come sempre, analisi, analisi price action. Esatto. Ok, questa supply cioè un numero tondo, l'1.80, e questa qua è la supply zone. Quello che io vado ad avere, quando la data in cui io vado ad avere il rilascio degli asset manager short, è il 28 settembre, ok? Quindi è qua dentro. E la data in cui io continuo ad avere, come diceva il ragazzo, Asset manager che caricano short continua fino al 19 ottobre. Quindi vi ricordate quell'informazione di prima? Prezzo che va in questo modo e asset manager che vanno short. Che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo una divergenza fra price, ok? Quindi fra prezzo e asset di riferimento. In questo caso, noi cosa abbiamo? Ragazzi, dobbiamo andare anche. Ha ragione, ha ragione, ha ragione ragazzi, avete ragione. Io stavo vedendo direttamente, stavo vedendo direttamente, vediamo un attimo. Stavo vedendo l'anno prima, avete ragione. Andiamo direttamente al 2021. Allora, 28 settembre 2021. Allora, eccolo qua. Vabbè, ragazzi, questo è ancora meglio. <ride> questo è ancora meglio, ragazzi. Cioè, è una cosa incredibile, guardate. Cioè, per non far sembrare l'esempio Cherry Pick, avete chiarificato questa cosa e è venuta una supply ancora meglio. Vi adoro. Chi è il ragazzo? Chi è il ragazzo che l'ha detto? Allora, ringraziamo. Mirko, grande Mirko. Allora, guarda qua dentro, rilascio del 28 settembre, cioè neanche ci ha fatto aspettare, ok? Supply zone, come vi ho spiegato Sam Seiden, ok? Quindi neanche il tempo del rilascio, quindi il 28 esce il rilascio, poi successivamente abbiamo un drop, impressionante questo ragazzi, di prezzo, ok? Questo per farvi vedere che non sono neanche esempi scelti, cioè questo qua io l'ho fatto insieme a voi io ho anche sbagliato l'anno, ok? E in realtà l'esempio era ancora meglio, <ride> ok? Quindi 28 settembre 2021, come dicevamo, tassi di interesse a favore, pressione short, quindi non aspetta neanche una candela, ok? Va direttamente short, ora sarebbe spettacolare, io voglio riuscire a far funzionare questo strumento, anzi se qualcuno riesce, il COT, che prende come riferimento solamente... Il primo termine sarebbe spettacolare se prendesse solamente l'euro, in modo tale che io vada ad avere un'informazione sulla pressione dell'euro, ok? Troppo questa informazione non ce la dà questo qua. La dobbiamo ricavare da Tradingster, ok? Va bene comunque, eh, ragazzi. Però, insomma, era meglio, era meglio averla così, ok? Poi... Andiamo avanti, un altro asset invece che potete scegliere, sul quale vi faccio vedere l'accoppiata di Leverage Money. Ragazzi, comunque abbiamo quasi ricappato nuovamente la zoom. Io pensavo questa fosse una zoom ostica per la maggior parte, invece siamo una quantità imbarazzante di connessi. Eh, ditemi un asset che è bastardo da tradare: scusate il termine, un asset infame da tradare. Che volete andare a vedere, sul quale prendete stop. Perché vi sta così sulle palle il CAD? Ok, ok. Eurocad, CAD Yen. Energy that CAD. Ok, CAD primo termine, scegliete il secondo. Eh, vedo che a molti vi sta anche sulle palle loro, eh. CAD Yen, CAD Yen, CAD Yen. Ok. CAD è velenoso. Aspettate un attimo, ragazzi, stavo leggendo cosa è scritto. Luigi, CAD è velenoso con tutti gli asset, ma ah, in realtà no, in realtà no ragazzi. Se abbiamo tempo vediamo anche l'oro, magari lo vediamo la prossima, la prossima live. Allora, come dicevate, CAD Yen, questa cosa de, dell'euro è stata impressionante. Allora, CAD Yen, che cosa abbiamo su CAD Yen? Abbiamo una tasso di interesse che potete vedere qua. Allora, andiamo sul CAD, 0,250, ok? Andiamolo a confrontare con lo Yen, meno 0,100. Quindi, qual è la bias dell'asset di riferimento? Vabbè, che non c'è bisogno che ve lo dico io, eh? Cioè, ve ne accorgete abbastanza facilmente dal grafico. Com'è la bias, ragazzi? Esatto. Esatto. La bias è long, però è facile dire la bias è long è un tasso di interesse. Ci serve l'informazione sugli asset manager, ok? Quindi che cosa stanno facendo? La cosa che voglio spiegarvi in questo caso è l'unione, quanto diventa bestiale sul lungo termine, l'unione di due informazioni. I leverage money e gli asset manager, che è la cosa che vi ho spiegato nel video precedente, ok? Andiamo a vedere un attimo. Questa informazione Code report CAD così qua dentro Togliamo gli other reportable, i non reportable, togliamo i dealer e vediamo adesso l'informazione degli asset manager e i leverage money. Ok? Ok ragazzi, allora, quando è che noi andiamo a vedere un'informazione di cambio bias? A favore, ricordatevi date da quant'è che ci sta questa bias, ricordatevi i tassi di interesse che sono cambiati il 2020, quindi lo shift importante, un secondo, che noi andiamo a avere da parte di asset manager e da parte di eh, leverage money. Se dobbiamo andare ad accoppiare entrambi, lo shift più eclatante che noi abbiamo avuto è stato questo qua, ok? Quindi asset manager che shiftano, ricordatevi che le bias più potenti le esplosioni più potenti di mercato arrivano quando c'è un allineamento fra asset manager e leverage money ok guardate qua gli asset manager vanno long i leverage money vanno short questa è pericolosa questa situazione qua è molto pericolosa per il trader ok in questo caso mi vado a prendere il momento in cui si riallineano sia i leverage money gli asset a favore degli asset manager sono entrambi long. Qua, come vedete, la struttura è già long. qua abbiamo un riallineamento. Se avessi voluto farlo in questo caso, avrei dovuto aspettare un riallineamento. Ok. Quindi, come potete vedere, l'eclatante escursione volumetrica di mercato ce l'abbiamo il 20 aprile. e Allora andiamocela a vedere, questa eclatante escursione volumetrica di mercato. Quale l'informazione ce l'abbiamo aprile, quando era il 20. Ok. Qua potete andare a recuperare anche questi dati. Allora. Che cosa vediamo? Ragazzi, questa è un'informazione d'oro. Che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che i dealer, quindi i commercial, vanno a favore o contrarian rispetto alla bias di mercato? Esatto, contrarian, ok? Che cosa vanno a fare? Aggiungono 10.640 contratti short e scaricano i long. Prima informazione. Seconda informazione, come quello che vi ho detto, no? Gli asset manager aggiungono i long. Seconda informazione. Terza informazione. I leverage fund non solo scaricano gli short, ok? Ma caricano 5300 contratti long. Quindi leverage fund allineati a asset manager contrariano rispetto ai commercial. Ok? Questo è importantissimo. Questa informazione qua, come si traduce sul grafico? Per capirlo dobbiamo andare, data un attimo cos'è il 20 aprile, su CAD Yen, andiamo su Daily H4 quello che è, se no risbaglio l'anno un'altra volta, era 2021 ragazzi, sì, 2021. Quindi, maggio, aprile. È un altro caso, giustamente, ok? Questo è il 20 aprile. Il 20 aprile esce il report. Minimo assoluto di ciclo di mercato con divergenza come vi ho spiegato. Prezzo che va a pescare i polli qua sotto, mentre gli asset manager sono long, mentre i leverage money sono long, mentre i commercial sono short. Da qua. Direzionalità. Okay. Questa cosa qua è applicabile su tutti gli asset e non è una cosa che andrà a cambiare. Perché non è una cosa che andrà a cambiare, ragazzi? Perché il commitment of traders report è un obbligo verso le istituzioni, è una necessità di trasparenza che devono avere. Ok. Iscrivete uno in chat se vi è chiaro. Ok, state bombardando la chat. Bombardando la chat. Ora, c'è qualcuno che dice esiste uno strumento del genere short term. Allora, uno strumento del genere short term esiste. Okay. Non è pubblico, non è gratuito okay? e necessita di uno studio dietro. Okay? Magari in futuro, soprattutto con l'avvento di live uh, trading o avvento comunque di programmazione algoritmica, ve lo vado a portare. Non vi illudo, non è per lo scalping, okay? è per l'intraday trading perché questa informazione la puoi recuperare non a fine sessione ma a fine giornata ok ragazzi io penso di avervi rubato un'ora piena stasera abbastanza tempo spero la lezione vi sia piaciuta state beccando tonnellate di valore gratuito eh, come sempre se volete lasciarmi il vostro parere per le live gratuite che continueremo a fare per tutto il 2022 questa è la pagina potete scrivere tranquillamente recensione se, se vi è piaciuta se non avete capito se insomma avete avuto problemi qua vedo 340 domande ok e per la prossima live penso sia interessante visto che me l'avete chiesto in tanti andare ad approfondire un po l'order flow la dinamica di mercato ok quindi proprio andare nel vivo della struttura di mercato, magari facendo un po' di backtesting, la struttura già la conoscete, ma andare a vedere quali sono le zone chiave del mercato dove reagisce. Ok? Sì, 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 sì. Okay. Ora, ehm, nella questione domande e risposte, nella questione domande e risposte, mi prendo gli ultimi 5 minuti. Per rispondervi a quello che volete, allora partiamo. Antonio Capuano, ciao Fabio, è possibile vedere la prima parte della scorsa settimana? Assolutamente sì, ragazzi, non avete capito questa live gratuita. Adesso io finisco. Nel weekend ve la edito, ve la metto insieme alla prima parte e ve la carico su YouTube in modo tale che potete guardarvela quando vi pare. Se non avete chiaro qualcosa, andate a ripassare. Poi usi il terminal Bloomberg, lo conosco, l'ho provato soprattutto per prendere dati, ok. È molto valido a un prezzo secondo me che è spropositato rispetto a quello che offre che costa veramente troppo eh, però sì se, se avete un fondo da gestire a lungo termine tutte queste informazioni sul cot l'asset manager positioning news avete tutto organizzato è tanta tanta roba la gestione del rischio metterei su youtube anche quella sì eh, poi vabbè sempre Mattia che dice il mercato del forex avrà mai una fine allora Mattia, per rispondere alla domanda il mercato del Forex avrà mai una fine? C'è una domanda che devi farti prima, ok? Le valute classiche avranno mai una fine? L'euro finirà, il dollaro finirà? La direzionalità che stanno prendendo è quella di digitalizzare le valute, sentite l'euro digitale, la questione. La più grande minaccia a questo mercato sono le cripto, ok? Le cripto a loro volta formano un mercato di scambio. Quindi se tu capisci le logiche di price action, le logiche di price action con l'aggiunta dell'analisi on chain sono replicabili sulle cripto. Quindi potrà finire il forex, magari scenderanno i volumi, ma comunque ci sarà sempre un mercato dove contrattare. Ok. Eh, L'ho spiegato nella prima live, Mattia. Ti vado a caricare tutto per quello che riguarda i leverage fund. Un commercial, Fabio. Non vedo il tuo schermo. vabbè ragazzo, che abbiamo corretto prima. Eh, ciao, Fabio. Sono entrato tardi. Dove posso trovare l'indicatore gratuito? DCT, COT, Net Position. Trovi gratuito su, su, questo, su questa piattaforma. Poi vi vado a dare tutte le informazioni all'interno del Telegram. Eh? Cioè, vi vado a mettere il link di questo indicatore. Vi vado a mettere il link di indicatori migliorati. Se troviamo del COT, li portiamo in live successivamente. Ok. Facendo continue domande, vabbè qua c'erano i livelli della supply, 1.81, comunque è comunque incredibile, cioè ha fatto veramente ridere questa qua su EURNZD. Siamo andati all'anno precedente, Siamo qua dentro, ok? Ha reagito sulla supply l'anno prima e sembrava un esempio cherry pick, cioè sembrava un esempio di quelli che prendi e dici vabbè preparato sicuramente, ha preso il trend andate a vedere l'esempio giusto era 10 volte meglio cioè reagiva proprio alla perfezione sul rilascio il trading è fantastico il bello della live lo rende ancora più interessante eh, Fabio scusa non ho capito come dico quando c'è stato un cambio di struttura di mercato ora allora, devi guardarti le live che stanno su youtube di struttura di mercato ok Bene, ragazzi poi più o meno le live le domande si replicano Fabio, fai delle live a pagamento? Attualmente no. Continua a scorrere domande. Pasquale dice: Fabio. E scrivimi in privato, Pasquale. Scrivimi in privato su Instagram. Lo vediamo insieme. E... Sì, 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 sì. Allora, l'ho già dato in realtà. L'ho già dato all'interno del Telegram. E lo vado a ricaricare questa settimana ok va bene ragazzi allora come sempre vi ringrazio per essere stati presenti uh, vi dico già che mi rendo conto che questa può essere una live che per chi inizia da poco a far trading non conosce il position trading e magari vuole la strategia bella e pronta perché parliamoci chiaro quando uno inizia a far trading vuole la strategia pronta no? cioè vuole un qualcosa di ok faccio questo applico questo Okay. Quello che vi ho dato io invece è proprio un'analisi fondamentale come viene fatta nei fondi di investimento, okay? quindi è uno strumento molto avanzato da utilizzare per chi fa position trading o swing trading. Okay. Eh, purtroppo Christian, siete migliaia, quindi non riesco sempre a rispondere a tutti. Buonasera a tutti ragazzi, la live è registrata, ve la carico insieme all'altra e ci vediamo settimana prossima. Ciao ragazzi!